My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Buongiorno mondo, io sono Sara, bentornati sul mio canale e benvenuti se siete nuovi. Come vedete dal titolo, questo video sarà un pack with me, però questo giro non preparerò insieme a voi la valigia, bensì lo zaino, perché andrò 3 giorni a Lisbona. È la mia prima volta in questa città, non vedo l'ora di visitarla. Sono un sacco gasata anche perché l'ultimo viaggetto che ho fatto è stato a Barcellona a metà novembre. Dimmi cucciola, vieni qui, vieni a salutare i tuoi amici. Dovete sapere che oltre che ad essere gasata sono anche tristissima, perché è da ieri pomeriggio che la Zoomina continua a piagnucolare, ma fa proprio questi versetti continui che sono diversi rispetto ai suoi soliti miagolii, quindi sono al 99% sicura che stia diventando signorina. E mi spiace tantissimo perché vabbè, le gattine soffrono un sacco in questo periodo e lasciarla ai miei per 3 giorni durante il suo primo calore... mi viene male al cuore, vi giuro. Comunque, oggi è il 2 aprile, martedì, sì. Io sono a casa da lavoro in ferie. In realtà oggi sarei dovuta andare a lavorare, ma la mia responsabile mi ha detto prenditi anche il martedì, così ti fai 9 giorni consecutivi a casa, no? Giusto, non aveva molto senso andare effettivamente. Comunque, vi faccio vedere intanto brevemente lo zaino che andremo a preparare insieme oggi, che è questo qui. Super cute, comprato su Amazon, pagato pochissimo, 30 euro scontato, quando non lo è costa sui 40 euro, comunque ve lo metto giù in descrizione. Detto questo, ve lo faccio vedere più nel dettaglio tra poco, comunque c'è di tantissimi colori, io l'ho preso nella colorazione bianca, anche se sembra che le cerniere tendano un po' al giallognolo, non lo so, comunque sia. Direi di partire a preparare i beauty che tengo tutti in questo cesto qua nella cabina armadio. Questa è la parte che preferisco più in assoluto della preparazione della valigia. Ok, ci mettiamo qua per terra che così siamo più comode se la Zoomina, perché vi ho appoggiate sul suo tiragraffi. Amori, è un'anima in pena, povera cucciola. Comunque vi stavo dicendo, tutti i beauty case barra packing cubes li tengo in questa cesta. No, veramente una marea, io sono fissata, mi piacciono tantissimo queste cose. Però abbiamo uno zaino, quindi non è che possiamo portarci il mondo. Sicuramente ci servirà un beauty trasparente per metterci dentro tutti i liquidi. Poi di solito questa è la mia pochette, quella di Dior, per il make-up. Però siccome tante cose del make-up sono liquidi, non so se mi servirà. E poi normalmente tutto il resto lo metto in questa pochette di Victoria's Secret, bellissima. Ovviamente le devo passare tutte con le salviette umidificate, perché altrimenti sono tutte sporche, unte, vero? Ma c'è una cucciolata bellissima tu. Però ne ho tantissime altre che potrebbero tornare utili. Allora, sicuramente dovrò rinunciare alla mia skincare, porterò giusto la crema per il viso, perché quella è d'obbligo, e ovviamente la travaserò in qualche contenitore, e poi magari un contorno occhi, tanto ce l'ho più piccolo. Da questa parte invece tengo tutte le mini size, quindi vado a recuperare tutto quello che mi serve e lo porto di là. Allora, cominciamo dal beauty che conterrà i prodotti non liquidi. Per prima cosa, spazzolino, direi importantissimo. Io a casa uso quello elettrico, però per andare in giro naturalmente metto quello normale. E lo metto sempre dentro a questa bustina che in realtà veniva insieme alle cannucce di vetro. Però è perfetta per lo spazzolino, almeno lo tiene così chiuso. E in più ho anche il tappino. Poi volevo portarmi un rasoio. Ho comprato questi qui nuovi Venus Gillette. Tra l'altro non sono nemmeno sicura si possano portare in aereo. Vabbè, prima di partire sicuramente mi informerò meglio. Avevo comprato su Shein questo porta rasoio, ve l'avevo fatto vedere. Che è un po' ingombrante, vi dico la verità, però va benissimo così. Simonella, sì, sì, Simonellissima. Poi spazzola, questa qui super carina lilla che è in mini size, quindi perfetta per i viaggi. Deodoranti, ne ho 2 piccolini, uno spray della Nivea e uno roll della Dove, però siccome questo è considerato un liquido, credo, lo lasciamo giù e porto questo qui che è al cetriolo e al tè verde, buonissimo. Poi cos'altro ci serve? Salviettine intime, sì, ne ho 2 della Chilli, diverse, credo di portarle entrambe, magari una me la metto nella borsa, l'altra la metto qui nel beauty. Allora, sicuramente mi porterò il mollettone e un elastico per i capelli, che non si sa mai.
e anche il pettine qui della Tangle Teaser per quando mi farò la doccia. Poi sarò in quel periodo del mese, top direi, fantastico, non vedevo l'ora. Quindi mi porterò una quantità industriale di Tampax perché sono la cosa più comoda, soprattutto per quando girerò tutto il giorno. Un po' di cotton fioc e cotone per struccarmi. Un'altra cosa che metterò in quel beauty sono i pennelli, credo di portarmi, no, non tutti, credo di portarmi solamente questi, quindi quello per la cipria, quello per il blush e quello per il bronzer, e li metterò tutti dentro a quest'altro beauty in silicone, spero ci stiano. Sì, perfetto, sembrava piccolino ma in realtà è super capiente, magari uno dall'altro lato. Sì, più o meno, ce ne stanno bene due, il terzo un po' così cos'ha, però meglio che niente. Però siccome li ho lavati stamattina aspettiamo un attimino ancora che si asciughino del tutto, poi tanto comunque domani mattina dovrò ritirare tutto fuori, però almeno ci portiamo avanti. Mi sta venendo una fame allucinante perché sono le 12:10. Comunque passiamo ai liquidi, saranno una challenge perché è veramente troppe cose da portare. Ah. Allora, innanzitutto importantissimo lo struccante, io utilizzo da anni ormai l'acqua micellare della Garnier, poi il detergente per il viso, questa mini size della Clinique, il colluttorio della Listerine, dentifricio, questo qui di Han che ho trovato da Primor. Sempre da Primor ho comprato questo oglietto per i capelli del marchio Husk, che è veramente piccolino, quindi secondo me va bene per, beh oddio, sono 18 ml quindi, ed è un olio, quindi sicuramente per un po' di lavaggi. Però siccome ho intenzione appunto di lavarmi i capelli mentre sono là, questo me lo voglio portare. E poi da Primark ho comprato tutti questi contenitori in silicone, carinissimi, tutti di colore pastello. Ci sono tre con le pompette e poi un contenitore molto piccolo per la crema. Poi, come vi dicevo, ho una crema contorno occhi super piccola, quindi secondo, cioè, me la posso benissimo portare. E sempre da Primor ho comprato contenitore per il profumo. Giuro, da Primor costava molto di meno rispetto che in tutti gli altri posti in cui l'ho visto. Cioè, in profumeria l'ho trovata a 18 euro, su Amazon almeno 10 euro. Da Primor invece 4,95 euro, se non mi sbaglio, ed è anche carino, fucsia. E quindi non l'ho mai fatto, ma voglio provare a mettere dentro il mio profumo. Allora, come shampoo e balsamo andrò a travasare questi qui della OGX al cocco, che mi stanno piacendo assai. Alla fine ho deciso di usare quelli più piccoli, quindi in quello poco più grande metto lo shampoo e nell'altro il balsamo. Ok, allora io ci ho fatto entrare praticamente tutto, mancano solamente i liquidi per quanto riguarda il make up, quindi correttore, mascara, essenzialmente quello. Secondo me dovrebbero starci. Allora, questi contenitori molto carini, ma non ve li consiglio per niente perché non mi ispirano fiducia, per niente. Soprattutto il contenitore in cui ho messo la crema. Allora, io ho finito di preparare anche l'intimo, quindi mi mancano essenzialmente solo i vestiti e la piastra, e poi devo assemblare tutto lo zaino, ma nel frattempo ho pranzato con pasta e fagioli e sono già alla merenda, mi sono fatta questo yogurt greco con la granola e un po' di miele, perché così lo rendo un po' più dolce, e nel frattempo la cucciolotta si è messa a dormire, quindi è tranquilla. Meno male, sono le 2:20. Non so se andare in palestra questa sera perché io mi sono prenotata per spinning alle 6:30, ma non voglio lasciarla da sola. Quindi, non so, adesso ci penso, vedo come sto tra un paio d'ore. Se sono già un pochettino stanca
evito di andarci. Ecco, oltre a finire lo zaino devo anche fare un salto in farmacia perché ho l'ultima pillola, quindi mi devo prendere una scatola nuova. Devo andare a pagare le bollette. Ah sì, volevo dare una ripulita dentro la macchina, anche perché la lascerò al parcheggio. Ho prenotato il parcheggio per l'aeroporto su Parcos, che è un sito che vi mette a confronto tutti i prezzi dei vari parcheggi. A Malpensa ce ne sono una marea, e l'ho pagato 20 euro per 3 giorni. Si chiama Malta Parking, però credo che le tariffe varino in base ai giorni. E siccome la mia macchina è letteralmente una discarica in questo momento e me la devono parcheggiare loro, direi di darle una sistemata. Avevo anche già comprato il profumino, quindi per questo pomeriggio dobbiamo fare un po' di cose. Allora, come scarpe da mettere nello zaino solamente le infradito, le ciabatte per farmi la doccia in hotel, perché poi per partire metto le New Balance nuove che non ho ancora mai messo. Sì, è una mossa poco intelligente, lo so, ma mi sembrano proprio scarpe comode, non penso proprio che avrò problemi. Comunque ve le faccio vedere. Allora, le scarpe in questione sono le New Balance 480. Ne avevano ordinato per sbaglio le 550 da bambino, perché avevano il mio numero in negozio, ma da donna, e da donna costano 30 euro in più. Ma siccome le fanno anche da bambino, perché spendere di più? Non c'ha senso, quindi poi le ho dovute cambiare. Le 550 sono quelle che vanno più di moda, però a me sinceramente piacevano di più queste, perché sono bianche, semplicissime. Io non ho un paio di scarpe bianche da non so neanche quanto tempo, non vedo l'ora di indossarle. Quindi queste qua le metterò direttamente alla partenza. Ok, rieccoci nella cabina armadio. Parliamo di vestiti. Ovviamente nei giorni scorsi ho pensato a dei papabili outfit, e purtroppo il tempo non è dalla nostra parte. Perché allora non farà freddo, farà leggermente più caldo rispetto che a Milano, sui 18 gradi 20 di massima, e di minima, non so, considero 14. Quindi non dovrebbe fare freddo, però comunque sicuramente la giacca la devo portare. E io avevo pensato a due outfit con delle gonne, cosa che... Allora, ve lo faccio vedere. Ho comprato un po' di gonne in realtà su Asos, queste due, che però sono stracorte e non erano il vibe che cercavo. Poi ho trovato questa qui da Hollister. Non so se vedete bene il colore, è tipo un verde militare molto scuro. La gonna è super carina indosso, perché comunque rimane molto comoda, non svolazza via. So che Lisbona è ventilata, quindi con questa andrei sul sicuro. Il fatto è che l'avevo pensata con questo maglioncino bucherellato di Stradivarius, ovviamente con un body dello stesso colore sotto, ma non lo so, per questa ci penso un attimino. Un outfit che però porto sicuramente consiste in questa gonna pantaloni di Zara che ho preso a settembre, quindi subito dopo l'estate, ed è comodissima perché sì, sembra svolazzante, sembra a tutti gli effetti una gonna, è super carina, ma in realtà è un pantaloncino, quindi potrebbe andare benissimo. L'avevo provata insieme a questa t-shirt cropped, nera un po' slavata, di Zara, ci stava molto bene, e sopra la giacca di pelle. Probabilmente partirò con la giacca di pelle perché è la cosa che occupa più spazio in assoluto. Quindi questo è un outfit che spero di poter indossare il secondo giorno, quindi giovedì. Poi per la partenza invece volevo mettermi dei jeans chiari, che sono i miei jeans preferiti del momento. Sono questi qui, i miei soliti di Stradivarius, che ve li ho fatti vedere veramente in tutte le salse. Comunque vedo che spesso nei commenti mi chiedete dove compro i miei jeans. Questi qui sono i D78 di Stradivarius, appunto, nella colorazione più chiara che hanno fatto finora. E sono perfetti per le ragazze basse come me, che sono 1,55. Quindi ho pensato questo jeans insieme a questa felpa della Champion, che è tipo un rosa tendente al rosso, e sotto, ovviamente se viene caldo, una magliettina a maniche corte, non dovrebbe starci male, tipo marroncina. Ok, e per completare l'outfit ho acquistato il weekend scorso, se non mi sbaglio, a Como, questo cappellino fantastico, bellissimo, della New Era, da Foot Locker. Era da un sacco di tempo che volevo un cappellino da baseball così, proprio color navy, e l'ho trovato da Foot Locker, ma non so se riuscite a vedere, è un po' più particolare rispetto al classico cappellino, perché innanzitutto il logo è tipo ricamato diverso, è più dettagliato. Poi al lato invece ha questa pezza che di solito il cappellino classico non ha, e ovviamente il logo anche di qua, e secondo me ci sta benissimo con la felpa, perché vedete che sulla pezza c'è un po' di rosso, quindi riprende perfettamente la felpa. Ok, ultimo outfit.
Avevo pensato appunto quella gonna lì, che magari mi può, cioè se ho spazio la porto lo stesso, però devo pensare a qualcos'altro. Potremmo portare, per dire, una di queste due gonne midi di CVG, che sono molto belle, tra l'altro sono in maglia, quindi potrebbero andare benissimo per il tempo che farà. E tra l'altro di questa ho anche la magliettina a maniche corte abbinata, di questa no, quindi non saprei con che cosa metterla. Questa invece potrei fare l'abbinamento unico con poi la giacca di pelle sopra, che già avevo fatto una volta. Non so, adesso vedo bene. Intanto vi faccio anche vedere il pigiamino che mi porto. È questo qui di Gilix, che sarebbe il brand di Hollister per quanto riguarda intimo e abbigliamento notte. E appunto ha questa felpina con il cappuccio ed è tutto in questo materiale tipo waffle, che è molto leggero. E sotto i pantaloni ovviamente sono uguali e rimangono con la gamba larga. Molto carino. E da mettere sotto la felpa invece ho intenzione di portare questo toppettino di Oysho, che non metto da una vita e mezza. L'avevo comprato, pensato un po', quando ero ragazzina con i saldi, perché mi piaceva tantissimo. Ovviamente è uguale a quelli di Calvin Klein, che allora non vi potevo permettere. E sì, l'ho pensato da mettere lì sotto per non rimanere completamente nuda, e comunque se mi viene caldo almeno ho quello. Vi dico, allora, l'outfit in sé mi piace, vabbè, l'avevo già provato quindi sapevo che comunque ci stava, però innanzitutto se tolgo la giacca sono maniche corte, non mi fa impazzire sta cosa, però non ho dei maglioncini che metterei volentieri con questo, oddio potrei provarne un altro, però non è il vibe per il quale stavo andando. Non so, lo sto provando con questo maglioncino perché a me con le gonne così non mi piace mettere i top stretti uguali. Quindi un maglioncino del genere ci potrebbe stare, però non lo so, non ce lo vedo abbinato a questa gonna sinceramente, quindi la gonna mi sa che passa. Però il maglioncino me lo porto perché secondo me è perfetto per quella temperatura. Mi piace un sacco il wash di questi jeans, però i jeans di per sé non mi fanno impazzire, più che altro non vestono bene, non sono abbastanza morbidi. Proviamoli con le scarpe. Con questo maglioncino sembra un po' una vecchia, eh. Con la verità, così non mi dispiacciono. Sono proprio tipo stile vintage. No, mi sa che me li porto. Forse è un maglioncino che è un po' troppo da vecchiaccia. Ok, facciamo così. Allora, io mi porto la gonna che avevo intenzione di portarmi inizialmente, perché comunque con questo maglioncino ci sta bene. Cioè, outfit comunque semplice, però ci piace. Quindi mi porto la gonna, poi se dovesse fare troppo freddo mi porto l'altro paio di jeans, sempre se ci sta, altrimenti mi rimetto su quelli della partenza. Ok, io mi sono tolta i jeans e ho messo sugli shorts, giusto per non flasharvi. E posso farvi vedere come ho organizzato questo zainetto, che ripeto vi linko giù in descrizione. Allora, innanzitutto qui davanti abbiamo due taschine. Sono grandi uguali, sono abbastanza profonde, ci potete mettere cose come, non so, documenti o comunque se avete bisogno di facile accesso. Io probabilmente butterò dentro salviette umidificate, robe così, altrimenti le lasciate semplicemente vuote. Poi c'è una prima tasca grande che non si apre del tutto e ha questo materiale stranissimo all'interno. Sembra quasi quel materiale che serve a tenere le cose fresche e comunque va fino in fondo. È comunque una tasca abbastanza piatta, quindi non so che cosa ci si potrebbe mettere dentro. Poi quella principale invece si apre totalmente. Come vi dicevo prima, non so se ve l'ho accennato, questo zaino è famoso che si apre praticamente come se fosse una valigia. Cioè questa cosa è veramente fantastica. E visto così mi spavento un po' perché sembra non ci stia nulla. Ma ho visto un sacco di video in cui facevano rientrare tantissime cose, quindi oggi lo testeremo insieme. Tra l'altro, come vedete all'interno, non so se riuscite a vedere in realtà, c'è un cavetto USB perché da fuori si può anche caricare il telefono. Pazzesca questa cosa. Qui in basso c'è una sacca, è una sacca che serve però per questa taschina che c'è in basso, perché qui vanno le scarpe. Se avete delle scarpe da portare, infatti poi qui rimane chiuso, così le scarpe non toccano i vestiti, oppure come nel mio caso che metterò semplicemente un paio di infradito, questo lo andiamo a spingere in giù, così non occupa spazio. E vabbè, qui all'interno ci sono un sacco di scompartimenti che probabilmente non utilizzerò. Poi c'è quest'altra tasca che invece è per il computer, infatti è tipo imbottita. Io il computer in questo viaggio non lo porterò perché
sarò go go go, sono solamente 3 giorni e quindi spero di visitare il più possibile. Come vedete qui dietro è tutto imbottito, quindi rimane comodo sulla schiena. E poi c'è una taschina segreta, quindi volendo comunque se dovete girare in giro per la città con lo zaino potete mettere, non so, portafoglio e documenti qui dietro. E nulla, poi ovviamente c'è i soliti gancetti qua per stringere lo zaino, comunque anche per una questione di sicurezza sempre. E niente, adesso direi di andare a riempirlo. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that. Ho deciso anche di aggiungere questo body a maniche lunghe di Zara, sempre color militare, che secondo me ci sta bene con la gonna, più o meno sono dello stesso identico colore. Ho pensato, non so, magari per uscire la sera mi cambio da questo maglioncino al body, o altrimenti se fa più freddo del previsto li metto insieme. Perché sopra lo zaino mi devo sedere, ma si può. Ho paura per le cuciture, vi dico la verità. Dai, togliamo sti jeans. Anche se non credo siano quelli il problema. Beh, oddio, un pochettino. Un po' di volume facevano. Ah, poi devo mettere dentro anche la piastra domani mattina. E i trucchi, però magari i trucchi li faccio stare nel beauty con il resto delle cose. Oh, santa pazienza. Ah sì, dai, va bene, va bene. Bello tight. Però c'è stato tutto, tranne i jeans. Ok, vediamo. Facciamo un test. Dai, sembra una ragazzina che deve andare a scuola. Beh, vi dico, non è neanche pesante lo zaino. Pensavo peggio. Ah, mi sono anche dimenticata di farvi vedere che qui ha la taschina per la borraccia. Io ovviamente mi sono dimenticata di mettere dentro anche questa giacca di jeans verdina di Zara, che è oversize. Vedrò di farcela stare domani mattina o più tardi. Adesso devo anche fare il cambio della borsa, perché voglio portarne una di Valentino, che adesso vi faccio vedere. Però prima di tutto volevo mostrarvi i miei nuovi integratori, perché mi stanno piacendo a dir poco da matti. E si tratta di Bears with Benefits. Ne avrete sicuramente già sentito parlare, perché li stanno promuovendo un sacco di ragazze sia su YouTube che su Instagram. Infatti io ne avevo sentito benissimo parlare, e quando mi hanno scritto se fossi interessata a ricevere i loro prodotti, io ovviamente subito da me. Se non li conoscete, si tratta di queste caramelline gommose che sembrano esattamente come le Haribo, perché sono a forma di orsacchiotto, che sono innanzitutto buonissime. Tra l'altro sono tutte senza zucchero, se non mi sbaglio, e vi faccio vedere quelle che ho scelto io. Innanzitutto, come sapete, io da un sacco di tempo che sto cercando disperatamente di far crescere i miei capelli, che comunque devo dire che con gli integratori stanno migliorando tantissimo. Infatti se guardate i miei vecchi video vi renderete conto che erano molto più corti di così, e piano piano sto anche riuscendo a dargli un po' più di volume. E appunto, quelle che ho preso per i capelli si chiamano Amazing Hair e hanno dei nomi pazzeschi, spaziali, e ovviamente su ogni confezione vi dice quante ne dovete prendere al giorno. Per esempio di questo va preso solamente un orsetto. Questa è la mia preferita. Esattamente come mangiare delle normalissime caramelle. Poi sapete che la mia pelle è un po' una cacchetta, quindi ho preso anche la All Clear My Dear Skin, che è con lo zinco. Di queste invece ne vanno prese 2 e sono gialle, mentre le altre erano rosa. Ovviamente hanno tutti gusti diversi. Questo qua sta tipo di ananas.
super dolce. No, vi giuro, dovete provarle perché vi piacerebbero sicuramente. Io ogni giorno non vedo l'ora che arrivi il momento di mangiare i miei integratori. Poi, siccome ho ricominciato con la palestra, mi sto focalizzando soprattutto sulla cardio, quindi faccio molto spinning, comunque brucia calorie e grassi. Ho preso anche, per darmi un aiutino, il Burn Baby Burn Shape. Non ho mai preso nulla di integratori per quanto riguarda l'attività fisica, perché appunto non ne facevo da tempo. E comunque questi qua mi stanno piacendo tantissimo, questi qui sono verdini. Tra l'altro inizialmente erano quelli con il sapore che mi piaceva di meno. Adesso, non so, sembrano tipo balsamici, non alla menta. Proprio buoni. Tra l'altro ho scelto tutti gli integratori che sono vegani, senza lattosio e gluten free. Pazzeschi. Quindi accessibili a tutti quanti. Non sono neanche costosi e tra l'altro mi hanno fatto un regalino per voi, ovvero il 20% su tutti i prodotti presenti sul loro sito, e questo 20% è accumulabile anche con sconti che magari stanno già facendo, che ovviamente vi linko in descrizione, e vi scrivo sia qua sotto che nella bio il mio codice sconto, che è SARAYT20 se non erro. Comunque appunto trovate tutte le informazioni qui sotto. Spero che li proverete e che mi facciate sapere come vi trovate. Quindi ringrazio tantissimo Birds with Benefits per avermi inviato i loro prodotti, perché io sono troppo contenta. Adesso possiamo finire di fare le nostre cosine, ovvero il cambio della borsa. La borsa che porterà è questa qui di Valentino, che è proprio della classica misura che piace tantissimo a me. Ho messo sulla tracolla quella più lunga. In realtà verrebbe anche con quella più carina, con l'hardware oro scritto Valentino. Però questa è corta, è da spalla, quindi non credo proprio di portarmela, più che altro perché, cioè, se devo camminare tutto il giorno è più comoda la tracolla. E dentro è fatta così, 3 scompartimenti, comunque molto piccola e compatta. Sicuramente portiamo il portafoglio. Ah, prendiamo subito il passaporto. Partirò con il passaporto per il semplice fatto che la mia carta d'identità si è spaccata in due. Io ho ancora quella vecchia di carta, me la devo far cambiare. Beh, per il momento, tanto comunque il passaporto è un documento ancora più ufficiale. Ah, volevo portarmi anche 2 paia di occhiali da sole, però non ci stanno tutti qua dentro. Vabbè, allora, salviettine umidificate. Queste qui sono minuscole, super carine, che ho preso da Miniso. Mi pare si chiami così quel negozietto, è una catena, c'è in tanti posti a Milano ed è super piccolo, quindi è perfetto per le mie borsette. Infatti ho preso un pacco, le ho regalate un po' anche a mia cugina, mia sorella, mia mamma. Sempre qui davanti metto le cose beauty, quindi metto anche il Carmex alla fragola, che è il mio burro cacao preferito del momento, il Lucida Labbra, che comunque è un liquido, quindi poi dovrò spostarlo, come anche il burro cacao. Stessa cosa vale per l'igienizzante delle mani, questo qui è super cute, al cocco, che ho preso da Primor. Lo so, secondo voi fanno storie per dei liquidi così piccolini da mettere in borsa? Sicuramente. Vabbè, poi metto anche le salviettine intime, qui dietro le mettiamo. Chiavi della macchina. Ah, poi ho questo contenitore di silicone di Shein, nel quale ho messo le cuffiette, perché io avevo quelle wireless, anche costose, erano quelle della Samsung. Chissà dove cavolicchio le ho fatte finire. Quindi, vabbè, ci accontentiamo di quelle dell'iPhone. Poi, qualche Tampax, perché sono in quel periodo del mese. Tadan! Caruccia! E nulla ragazze, io direi di chiudere qui questo video, perché sì, devo aggiungere le ultime cosine, ma comunque lo farò domani mattina. Oh patate, è lì che mi guarda amore, però è stata tranquilla perché si è messa a dormire la cucciola. Ah, tra l'altro non vi ho neanche fatto gli auguri di Pasqua, che maleducata. Spero abbiate passato una bellissima Pasqua, Pasquette, insieme ai vostri cari e ai vostri amici. Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un mi piace di supporto e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!